Star Wars Jedi Fallen Order è un videogioco action RPG con fasi platform e puzzle ambientali, sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts. Può essere considerato vicino al genere dei Souls-like per la presenza di punti di meditazione, in cui si può accedere a un albero delle abilità o riposare per salvare la partita e per ricaricare salute e stim di cura. Quella di Star Wars Jedi Fallen Order è una trama ben scritta, con un ritmo incalzante al punto giusto e dei personaggi caratterizzati in modo impeccabile. Il giocatore si trova nei panni di Cal Kestis, un Padawan Jedi sopravvissuto all'epurazione, cioè all'uccisione dei Jedi per mano dei cloni pianificata da Darth Sidious. Cal si nasconde quindi su Bracca, dove lavora da rottamatore di navi dell'ex Repubblica Galattica. Ma, trovandosi costretto ad utilizzare la forza per salvare il suo amico Prowth da una rovinosa caduta, rivela la sua identità, mettendo in allarme gli inquisitori, dei Sith che hanno il compito di sanare ed uccidere i Jedi sopravvissuti all'epurazione. Proprio durante la sua fuga disperata da Bracca, il ragazzo viene salvato da Sir, un ex Jedi tagliatasi fuori dalla forza, e da Grease, un ex giocatore d'azzardo e proprietario della Mantis. Il loro intento è di ricostruire l'ordine Jedi per sconfiggere l'impero. E Cal li aiuterà andando alla ricerca di un holocron, nascosto dal maestro Enno Cordova sul pianeta Bogano, che illustra la posizione dei bambini sensibili alla forza per rifondare l'ordine Jedi. Cal dovrà ripercorrere i viaggi di Cordova, finalizzati allo studio degli Zeffo, un'antica popolazione di utilizzatori della forza, le cui tombe sono sparse in giro per la galassia. Per tutto il suo viaggio, Cal sarà aiutato e sostenuto da BD-1, un droide appartenuto a Cordova, con cui fa amicizia all'inizio dell'avventura. Il sistema di combattimento si basa su attacchi con la spada laser, leggeri o pesanti, schivata, rotolata, parata e poteri della forza, di cui il giocatore non potrà fare a meno nelle fasi di gioco più avanzate. Per sconfiggere un nemico bisogna fargli perdere l'equilibrio, indicato dalla barra bianca sottostante all'indicatore della vita. Ho apprezzato molto il sistema di combattimento, principalmente perché, nel corso delle varie run portate a termine, mi sono sentito sempre libero di scegliere in che modo affrontare i vari scenari che il gioco propone, cercando a volte lo scontro, inevitabile in certe occasioni, e utilizzando altre volte l'ambiente circostante ed i poteri della forza a mio vantaggio. Tutto ciò ha reso il gameplay godibile, appagante e vario. Escludendo i boss, esistono 5 classi di nemici: assaltatori, comuni soldati imperiali che colpiscono il bersaglio a distanza con il loro blaster, esploratori che impugnano un bastone elettrificato, soldati epuratori, nemici molto temibili per la loro resistenza e forza d'attacco, cacciatori di taglie Axion, nemici molto ostici che si incontreranno nelle fasi più avanzate della run, e alieni super aggressivi che popolano i vari pianeti visitati, con tanto di versione potenziata per ognuno per rendere l'atmosfera più movimentata. Il level design è ben realizzato, con una difficoltà crescente ma proporzionale alle abilità acquisite nel tempo sia da Cal sia dal giocatore. L'IA dei nemici e dei personaggi non presenta alcuna innovazione o miglioria rispetto a ciò che abbiamo già visto precedentemente, ma contribuisce in ogni caso alla buona resa del videogioco. Le mappe dei vari pianeti esplorabili hanno una struttura semplice, ma sono piene di segreti, collezionabili ed utili scorciatoie, che congiungono ambienti all'apparenza molto distanti. Anche l'esplorazione rappresenta un punto a favore. Tipici elementi della serie di Uncharted, come dondolarsi e saltare da un'aliena all'altra, trovare un appiglio a cui aggrapparsi, rendere l'ambiente parte del percorso, risolvere puzzle ambientali di difficoltà non indifferente, sono stati rivisitati egregiamente in chiave Star Wars. L'unica pecca che ho trovato nel gameplay sta nel dover meditare obbligatoriamente negli appositi punti per salvare il gioco, cosa che ho trovato ripetitiva e frustrante. Quello della grafica, secondo me, è l'aspetto più problematico del gioco, che pur avendo un comparto video eccellente e ben curato,
presenta numerosi problemi da questo punto di vista. Texture o intere porzioni di mappa che si caricano in ritardo, inficiando l'esperienza di gioco. Parti del corpo dei personaggi, come capelli, vestiti, dalla fisica improbabile, e bug grafici che rendono il tutto a tratti fastidioso e poco godibile. Per quanto riguarda l'audio, non c'è più di tanto da dire, è il classico Star Wars, con musiche che si adeguano bene alla situazione e dialoghi ben tradotti, almeno in italiano. In conclusione, Star Wars Jedi Fallen Order è un bel gioco, con un sistema di combattimento pressoché impeccabile e una buona trama, ma presenta anche limiti grafici non indifferenti e meccaniche che mi hanno fatto leggermente storcere il naso. Quindi, questa recensione è finita. Spero che vi sia piaciuta e se così è stato, lasciate un like e iscrivetevi e ditemi la vostra opinione nei commenti. Ciao a tutti!